Buonasera, buonasera, bella gente, buon martedì soprattutto e benvenuti in questa nuova puntata del show dedicato al ciclo action, specialmente con i titoli Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Bene, raga, prima di iniziare, come sempre, ricordo a tutti che oltre a me c'è sempre tanta bella gente simpatica. Stasera abbiamo Vavalussi, nonna su Twitch, che stasera insieme a Norisawa e ad altri stanno facendo una bella like up. Lucy, Isabelli, Cucino Zaki, Mr. Bob, anche lui in temi di attualità, Rob, Skydrome, il maestro Lapustav, Dottor Puccio, Aleskin66, Glitterot, Rono Twitch, Kryze, Samix, Darky, Jerfallen, Simon, G95, Vivi Sector, MCAF ed XMide. Bene, raga, se scrivete in chat vi risponderò subito. Quindi terrò il microfono staccato proprio perché sto bobabbettando stasera. Cerchiamo delle informazioni? Un attimo, guido io. E basta. Molte ragazze hanno gli occhi color di ci sono, cielo, andiamo. Ma i suoi erano più chiari. Sembravano quasi d'oro. Camaradas! Padre Coca ci ha mandato un messaggio. Ci dice: state al vostro posto. Spezzatevi la schiena. Per dare un racconto a Santa Blanca, occorre pasto. Ascoltate attentamente. Questo attacco ha un altro significato. Se Madre Coca manda dei sicari per tapparmi la bocca, è perché ha paura di quello che ho da dire. Queda chiaro? Madre Coca ha paura di quello che succederebbe se il popolo di Tabacal le si rivoltasse contro. Perché? Perché senza di noi non ci sono raccolti. Senza di noi non ha niente. Percorriamo una strada pericolosa, lo so bene, ma è la via che porta a un futuro migliore per tutti noi, nostra gente.
I nostri figli e le nostre figlie meritano più di una vita di paura e schiavitù. Io sono pronto a versare il mio sangue per loro. E voi? Pensate a quello che ho detto, compañeros. Trovate il coraggio e il valore. Fate la cosa giusta. La decisione è suya. È una di... Un secondo. Apro il fuoco. Il loro tenente cerca di scappare. È una di quelle piantagioni legali di coca. Quindi qui possiamo avere della coca legale? Per l'altitudine? Sì, per l'altitudine. No, niente coca per te. Lo sai, la prima cosa che ci faranno fare una volta a casa sarà un bel esame delle urine. Ma l'altitudine è sempre più faticoso respirare. Taci. Fuoco. Vedo un'auto bruciata e dei cadaveri. I morti sembrano dei ribelli. Tenete gli occhi ben aperti. Ci sono dei sicari del cartello in zona. Manda una piccola pattuglia per attrapparlo. Che legge non mi sta? Una pattuglia mai capito. Sembra che altri sicari vogliano prenderle. Ho innescato il C4. Sono in allerta. Irona. Arriva! Cazzo, occasione persa. Libero dal mio lato. Lancio una flashback. Ok, sparo un bengala. Carica innescata. Carica innescata e in posizione. Ci sono io, resiste. Perché cazzo ci hai messo tanto?
Grazie. Piazzo una mina per i nostri amici sicari. Oh, cazzo! ¡Viva la revolución! Guido io. Ci sono, andiamo. Quelle piantagioni legali di coca. Quindi qui possiamo avere della coca legale? Per l'altitudine? Sì, per l'altitudine. No, niente coca per te. Lo sai, la prima cosa che ci faranno fare una volta a casa sarà un bel esame delle urine. Ma l'altitudine è sempre più faticoso respirare. Taci. Telefono. Te la rimando con un sorriso da pubblicità.
Usted es Ryan. Calidad, higiene y arte sobre la piel. Somos los verdaderos masters del tatuaje mexicano y ya aterrizamos en Bolivia. Siente el rayo en tu piel. Carica innescata e in posizione. Il nemico si è appena svegliato. Ehi, lancio la flashback. Ma chi è stato cabrone? Fatelo da solo! Perfetto, ci hanno individuato. Tempo, andiamo. Via. Ricevuto. Dobbiamo essere più veloci se vogliamo spegnere questi affari. Ehi, ci sono dei nemici. Sicario armato di minigun. Là, vicino al container. Giù, ti scopriranno. Carica innescata. Che fu questo, capo? Se prima erano ignari, adesso lo sanno per forza. Tiro una flashbang. No, ecco, ci hanno visto. Cazzo, ingaggio. Questo danno alle comunicazioni del cartello, i ribelli troveranno un po' di coraggio. Andiamo. Tra qualche secondo ci saranno addosso. Che facciamo?
Sappiamo dov'è la cappella principale della Santera. Forse non ci sarà, ma si dice che tenga lì la Bibbia personale di El Sueño. Se non riuscite a prendere lei, quello è il secondo premio. Ci è mancato poco. Granata, al riparo! Granata! Tanto. Cecchino, in cima alla torre. Ho un altro bersaglio. Indietro, così ti vedono. C'è un bersaglio con mitra. Il drone è partito. No, hanno trovato il loro amico. Andan estos putos.
Ok, mi muovo. Siamo a spera. A partire da madre con todo. Occhio sul bersaglio. Una linea di tiro. Ingaggio. Che cazzo ci hai messo tanto? Che cazzo? Aereo unità in avvicinamento, giù. Attivo il drone. Nemico avvistato. Vedo un capitano. Cecchino su quella torre. Ne vedo uno con i mitra. Ti sposto in posizione. Devo trovare una posizione migliore. Merda, mi serve una buona posizione. Ho il bersaglio. Roger, bersaglio marcato. Pronto, quando vuoi. Ingaggio. Indietro, potrebbe scoprirti. Hanno trovato il loro amico. Roger, raggiungo la posizione. A partire da madre con cerco una buona traiettoria. Bersaglio ricevuto, mi muovo. Ok, bersaglio marcato. Pronto al fuoco. Ingaggio. Bersaglio eliminato. Arriva. Se vaya sin sacarme, hermano. Hermano,
Seguimos bosque y bosque y no más. Sé que no voy a comprar municiones por aquí. Culero por aquí. A ver qué sale. Estoy esperando, cabrones. Ya sabemos dónde están esos culeros. Ya no he visto. ¡Sin balas, carajo! A ustedes las estaba buscando, mis pequeñas asesinas. Presente, está arribando. ¿Qué cazzo c'è messo tanto? Bersaglio abbattuto. Vedo un cecchino. Hanno trovato un corpo. Si son dei chingones, ma che si esconde? Che chingamos espera? A partire da madre con todo. Vamos a enseñarle a quien manda. Drone in volo. Vengono dritti verso di noi. Che facciamo, capo? Che cazzo? Te la caverai, hai capito? Sto arrivando. Merda, nemico a terra. Poco.
Attivo il drone. Cecchino, in cima alla torre. C'è un sicario armato di mitra. Laggiù, vicino al container. Cecchino su quella torre. Ne vedo uno con i mitra. Ne ho un altro, sono cinque. Vado in posizione. Mi serve una traiettoria. Un attimo, vado in posizione. Ho il nemico. Roger, bersaglio acquisito. Bersaglio a terra. Un secondo bersaglio. Escuche, me conviene, soy inocente. Si me libera, le devolveré mil veces el favor. Dios lo está viendo desde el cielo, ¿lo sabe? Usted se cansará, alguien se le pagará. ¡No se escondan, maricas! Roger, mi muevo. Fammi mettere in posizione. Bersaglio acquisito. A partire dal occhi sul bersaglio. Ho preso il bersaglio. Uno preso. Dai nei guai, giù. Perché cazzo ci hai messo tanto?
Libero da questa parte. Esos putos atacados desde el este. Hemos sollevato un vespaio. Manden la puta patrulla. Aguanten, cabrones. Es la patrulla que va de ustedes. Rinforzi nemici in arrivo. Nunca pensé que le diría esto a un hombre. Quiero ser eternamente agradecido. Camarada, gracias por esto, hermano. Ahora toca continuar juntos la lucha. Acabó la dieta de mi Rich. Espero que me dure. Campo se ha tranquilizado. Siamo a posto. Resisti, arrivo subito. Grazie. Abbiamo finito. Li abbiamo un po' scossi. Elicottero unità di pattuglia. Occhio. A partire da male con solo. Vamos a enseñarle a usted manda. Un cecchino. Ed una torretta. Vedo un cecchino. C'è un cecchino. Raggiungo la posizione. Cerco una buona traiettoria. Un attimo, cerco una traiettoria marcata. Ok, bersaglio marcato. Uno preso. Bersaglio acquisito, in attesa. Bersaglio perso. Preso, è morto. Ci hanno individuato. Sparano da lì.
niente paura. Arrivo. Porca merda. È un bersaglio con mira. Cecchino, a terra, cazzo! Uno con i mitra. Con capitano. Via libera. Guardate se trovate in giro la Bibbia del Sueño. La Santera lo sta aiutando a scriverla. Tutta questa religione mescolata al narcotraffico mi turba. Ma è geniale, la fede può dare un sacco di forza di volontà. E può farti comportare come un pazzo schizzato, così tanto per. Troviamo questa Bibbia. Eccola, andiamocene. Ottimo lavoro, avergli rubato la Bibbia farà di certo incazzare il Sueño e la Santera. Vedo una cassa d'armi.
cercare qualche informazione? Da quella parte. Ricevuto. Thank you.
Dobbiamo cercare delle informazioni? Elicottero dell'unità, è giù. Ricevuto. Allacciate le cinture. Perdiamo la coesione. Serriamo i ranghi. Santa Muerte ci benedica. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per esprimere la nostra gratitudine. Noi tutti qui presenti siamo grati per le intercessioni della Santa Muerte e le nostre umili vite. Quella donna, la Dama Poderosa, ha salvato suo marito dalla malattia. Quell'uomo è stato risparmiato dalla Dea perché la Dama Scheletrica è intervenuta. Lo vedete? È sopravvissuto in una sparatoria grazie alla sua fede nella Santa Muerte. E la fede, fratelli e sorelle, la fede è l'unica cosa che la Dama vi chiede. Ma una fede traballante è solo un desiderio condiscendente. Se pregate la Santa Muerte senza darle un'offerta, lo fate per puro egoismo. State agendo per avidità. E come scrisse Tommaso d'Aquino, l'avidità è un peccato mortale, perché spinge a sacrificare l'Eterno in nome di qualcosa di temporaneo. Questa settimana, durante la raccolta delle offerte, voglio che tutti voi mostriate concretamente la vostra fede nella Santa Muerte. Dimenticate la vostra avidità. Voglio che doniate con immensa gratitudine. Amen. Por favor, no más. Basta. Ave Maria, lasciami stare, por favor. Calma, vogliamo aiutarvi. Essere uguale solo se l'uguaglianza gli viene imposta. Ma Kakatari prenderebbe il frutto del vostro lavoro. Munizioni, merda, che suerte! E dividerebbe il poco che resta tra voi e i vostri vicini. Fate attenzione. Non sareste i padroni del vostro mondo. Non avreste più niente. Unico. Il modo morale cristiano di guidare la nazione e i singoli cittadini verso il successo e la prosperità
saranno informazioni da reperire qui in giro. Abbiamo una mappa che indica la posizione di una specie di caserma nella giungla. La scorta di sicari della Santera dovrebbe vivere lì. Con i rifornimenti ci ingrazieremo i ribelli. Lo piloto io. Io seguito io. Avviso i ribelli così se lo vengono a prendere. Bel lavoro, squadra. La prossima volta se la facciano da soli la spesa. Vedo molta gente. Pare che il culto della Santa Muerte del cartello abbia cacciato tutti. Ti pensi che
un riconoscimento del cartello. La Santera tiene in riga la sua gente con un manipolo di sicari e guardie del corpo. Uccideteli e la faremo sembrare debole agli occhi del sueño e dei suoi seguaci. Attività nemica, occhi aperti. Sulla via dei pellegrini. Hanno costruito tutto per ospitare i pellegrini da Stati Uniti, Messico e America Centrale. Un momento, vedo un sacco di attività del cartello. Forse una specie di caserma. In quest'area probabilmente rispondono direttamente alla Santera. Quella sì che è una croce. Mi ricorda un po' la Valle de los Caídos in Spagna. Quel monumento alla guerra civile. Ammettiamolo, il sueño dispone dei migliori architetti e ingegneri sulla piazza. Ok, ancora tutto bene. Ecco la caserma improvvisata. Mi sembrano un po' tesi. Scommetto che i sicari della Santera sono tra i migliori del Santa Blanca. E ce ne sono un sacco. Mi prudono le mani. C'è un sicario accanto all'edificio. E sono tre. Qui c'è un arco. Dov'è il nemico? Posto. Bersaglio marcato e un po' vicino ai civili. Controlla dei bersagli, ci sono civili ovunque. Ho un altro bersaglio. Giù, ti stai facendo scoprire. Bowman, abbiamo avuto un conflitto a fuoco con un gruppo di sicari qui a Espiritu Santo. Tenete pronte le pistole. Vi invio le coordinate di un altro campo del Santa Blanca in zona. Elicottero dell'unità, giù! Thank you.
decido io.
venir. Ho avvistato un sicario dall'edificio. Vedo un altro bersaglio. Marco un nemico, è vicino a dei civili. Ok, mi muovo. Vado in posizione migliore. Ingaggio. Drone in volo. Ho un altro bersaglio. Ho un terzo bersaglio. Ecco il bersaglio numero 5. Ok, mi muovo. Raggiungo la posizione. Fammi mettere in posizione. Un attimo, vado in posizione. Pronto all'ingaggio. Attacco il nemico. Preso. Calma, va tutto bene. Un altro bersaglio. Così ti vedranno, fermati. Ci sono dei civili vicini. Controllate i bersagli. A quanto pare non conoscono la parola resa. Congratulazioni. Grazie a voi il mondo della Santera è diventato un inferno. Pare che Sueño sia arrabbiatissimo perché ha perso la sua Bibbia. Un peccato mortale. L'ha fatta rinchiudere e pianifica un'esecuzione pubblica. Quindi abbiamo finito? No. Abbiamo affossato la credibilità della Santera, ma immaginate che figura farebbe il Sueño se mandassimo a monte la sua trovata pubblicitaria. Vuoi che salviamo la Santera? Voglio che salviate la Santera. Passo e chiudo. E Sueño non si fida più della Santera e vuole farla uccidere. Raggiungiamola prima noi e offriamole una via d'uscita.
delle interferenze. Aereo unità di avvicinamento, giù. Ho avvistato due Narcos. Indietro, indietro! In cima alla torre. Giù, prima che ti vedano. Hanno degli allarmi attivati. Non arriveranno altri rinforzi in volo. Abbiamo fatto innervosire. A terra. Cazzo! Granata, granata! Questo lago puzza. Tutte quelle belle idee da hippie sul riciclaggio non sono ancora arrivate in questo angolo della giungla. Marco un nemico.
credo un secondo bersaglio. Arriva! Resta giù, arrivo subito. Merda, ci è mancato poco. Sta bene, ganaro! No mames, prendieron l'allarma, cabrón! Ahí viene un helicóptero armado, hasta los sigamos de ver. A partir de esta manera, ¡vamos a ver quién manda! ¡Disparen! Merda, uomo a terra! Cazzo, la prossima volta non farmi sparare addosso. Quel cecchino sa dove siamo. C'è un arco. C'è un bersaglio con mitra.
vedo uno con i mitra. Abbiamo un'arma fissa. Cecchino su quella torre. Con quello sono cinque. E sono cinque. Bersaglio avvistato. Ok, vedo il bersaglio. Eccola. Tanta fatica per mandarla in prigione e poi dovremmo liberarla. Parole sane. Sanno che siamo qui. Occhi aperti. Il tenente sta scappando. Arriva un elicottero. Cecchino, a terra!
elicottero beccato. Uomo a terra, presto, uomo a terra! Me va a lastimar? Uomo a terra, cazzo, uomo cecchino! In zona. Nemico marcato. Ok, vedo il... Ci penso io, tieni duro, sto arrivando! Porca merda! Ok, vedo il bersaglio, eccola. Lasciatemi, herejes immundos, o invocherò su di voi l'ira divina della santa muerte. I fiumi si tingeranno di rosso del vostro sangue e di quello dei vostri cari. Davvero simpatica. Posto in posizione. Bersaglio acquisito. In attesa. Cazzo, ingaggio. È morto. Tutto ok, tutto ok. Ok, tutto fatto. Ho chiesto a Pak Katari di mandarci un veicolo. Ecco il veicolo da combattimento. Ehi, ci sono dei nemici. Ehi, tenente del cartello, sul terrazzo. C'è un allarme. Stai indietro, ti obbligheranno a farlo. Vado.
Che cazzo? Il loro tenente sta scappando. Ok, vedo il bersaglio. Eccola. Nemico avvistato. Vedo una torretta. Roger, raggiungo la posizione. Roger, bersaglio marcato. Bersaglio avvistato. Attacco il nemico. Ok, a posto. Buenos días. Sono il diavolo. Mi conoscete da tanto tempo. E molti di voi sono stati al mio fianco. Lasciatemi, herejes inmundos. O invocherò su di voi l'ira divina della Santa Muerte. I fiumi si tingeranno di rosso del vostro sangue e di quello dei vostri cari. Davvero simpatica. Non me lastime! Perché hace esto? Bersaglio eliminato. Il loro tenente sta cercando di fuggire. Por favor, por favor. Cecchino, a terra. Che?
Abbiamo aereo finito, unità tutto, di okay. Avvicinamento, giù. Via libera. Sempre una via. Siete ciechi? Quando inizierete a credere, inizierete a capire, sarà troppo tardi per voi. Per un peso. Credete che le vostre armi vi diano potere sulla morte? Ma nessuno ha potere sulla Santa Muerte. E la morte non avrà più dominio. Che? Che dijiste, idiota? Lasciatemi andare, idioti. Aquí yo soy el poder. Ho il potere. Una magia che non immaginate nemmeno. Cerchiamo di salvarti la vita. La Santa Muerte bandirà voi e la vostra progenie dalla faccia della terra. Pensa alla tua di progenie. La Santa Muerte ti ha abbandonato. Più avanti. No, no. Santa Muerte, perché mai mi hai abbandonato? Perché sei una bugiarda e invece di venerare la Santa Muerte l'hai usata. Sembra che la Santa Muerte sia dalla nostra ora, puttana. No. Dio e la Santa Muerte mi mettono alla prova. Sono messa alla prova perché il fuoco purifica l'oro. Santissima Muerte, mentre il mio cuore si strugge, conducimi alla rocca che è più alta di me. La Santissima Muerte è la mia roccia, la mia forza, la mia vita. Avvolgimi nelle tue ali, proteggimi dalla tempesta e scatena la tua ira sui miei nemici. Abbiamo visto la tua ira, Santera, e onestamente non ci fa paura. Non ho fatto niente di male. La Santa Muerte è la luce e la via. Venerarla non è reato. No, ma reclutare persone per un'organizzazione criminale lo è. Il giudizio è riservato a Dio e alla Santissima Muerte. Forse nella prossima vita, ma non qui. Vuoi guadagnarti la soluzione? Che cosa sai di Asuegno? Io non sono Giuda. Non potrei mai tradire il fratello Suegno. Sai, la gente come te non se la passa bene in prigione. Ti renderanno la vita un inferno. Ho la fede per sopravvivere all'inferno. Metteremo alla prova quella fede. Perché non hai mai visto il mio inferno.
ad ottimo lavoro, Spirito Santo. Sappiamo qualcosa sulla reazione dei sicari? Abbiamo sentito un sacco di pianti e imprecazioni. Stando ai dialoghi intercettati dall'ISA, il morale del cartello è ai minimi storici. Continuate così. Passo e chiudo. Perdonami, padre, perché ho peccato. Raccontami i segreti della tua anima, figliolo. Padre, ho perso l'affetto del popolo. Credevo fosse sufficiente che mi temessero. Mi equivoché, mi sbagliavo. Per vincere mi serviva il loro amore. Perché non ti amano, figliolo? Perché non hai dato loro motivo di farlo? Devi organizzare eventi caritatevoli. Gracias, patron. La festa della mamma e il giorno dell'infanzia. Devi edificare ospedali, scuole, quello di cui la gente ha bisogno, la tua gente. Perché la Bibbia ci dice: dai suoi frutti lo riconoscerete. Elicottero dell'unità, De Chauff. Vedo un narco armato di mitra. Dove c'è l'elicottero?
mettere unità di pattuglia. Occhio. Indietro. Apro fuoco su questi stronzi. Il tenente se la dà a gambe. Nemici nell'area, in campana. C'è un sicario accanto all'edificio. Ho chiesto dei rinforzi a Pak Katari.
L'emettitore è messo male. Distruggendo l'emettitore. L'emettitore sta subendo molti danni. Granata, come merda, culeros. Ho chiamato i ribelli per avere dei rinforzi. Ho nemici nell'area. Un attimo, devo piazzare una mina. Granata, prendete questa! Granata, come merda, culeros! Granata! Sei fuori forma, a riparo!
sto arrivando. Merda, ci è mancato poco. Preso. Chiesto ai ribelli di fare fuoco col mortaio. Ricevuto, apriamo il fuoco. Viva Bolivia! Le venditure stanno subendo. Te la caverai, hai capito? Sto arrivando. Nemico a terra! Ci sono dei nemici. Due sicari. Di fianco alla pila di pneumatici. Cecchino!
galassia. Pare i ribelli si stiano preparando a qualcosa. Ehi, c'è un arco armato con un mitra. Là, nell'edificio. Indietro, potrebbe scoprire. Il cecchino ci prende di mira. Sono i cattivi. Ehi, sicario armato di mitra. Dentro l'edificio. C'è un cecchino sul balcone. Guido io la moto. Thank you.
compagnia, occhio. C'è una cassa d'armi qui. Gli stanno colpiato sul collo. Attenzione. Abbiamo finito, tutto ok? Andiamo. Via, ci vediamo lì. Cazzo! Il drone è partito. Mettiti a...
bersaglio con me.